Una buona giornata e benvenuti al telegiornale di Toscana TV. Come sappiamo, si avvicina la data delle elezioni amministrative che riguarderà anche 28 comuni in Toscana. Tra questi c'è anche il capoluogo Pistoia, dove il sindaco uscente Alessandro Tomasi si ricandida e sfiderà gli altri candidati. Un sindaco proveniente da Fratelli d'Italia che ha governato 5 anni una città notoriamente di sinistra e che quindi è stata strappata a quella forza politica e che oggi si ricandida con delle basi solide e sicuramente con un partito, Fratelli d'Italia, appunto, che lo supporterà con ogni mezzo, e proprio per questo è stata presentata la lista che correrà alle elezioni per Alessandro Tomasi. Ce ne parla Patrizio Ceccarelli. C'è anche un assessore uscente dell'attuale giunta comunale che governa Pistoia, Leonardo Cialdi, con delega all'urbanistica nella lista, parziale per ora, dei candidati di Fratelli d'Italia, che appoggia la ricandidatura al sindaco di Alessandro Tomasi. Ma ci sono anche molti consiglieri comunali uscenti del partito di Giorgia Meloni, molti dei quali giovani, un imprenditore vivaista e un funzionario della prefettura di Pistoia. È una lista in cui ci sono i consiglieri comunali uscenti, in cui ci sono anche i nostri assessori che hanno lavorato in questi 5 anni a fianco del sindaco. È una lista che rappresenta tutto il territorio pistoiese, dalla montagna alle periferie al centro città. Una lista con dentro professionisti, studenti, pensionati, comunque una lista che può rappresentare appieno tutte le caratteristiche della città. Fratelli d'Italia è un tassello importante della coalizione. Ha avuto in questi 5 anni il gruppo più numeroso della maggioranza, con tanti ragazzi giovani, uomini e donne, che adesso si ricandidano e si ripropongono al giudizio dei cittadini. Una classe dirigente che è cresciuta, che si è fatto strada parlando di cose concrete, parlando della città, e finalmente presentiamo la lista dopo quella di Forza Italia, dopo quella della mia lista civica, e la terza poi arriveranno anche quelle della Lega e quella della lista di Amo Pistoia. E naturalmente continueremo a dare notizia sia per quanto riguarda la sfida elettorale a Pistoia che nelle altre città. Sempre di più ci occuperemo di questo tema anche nel corso delle nostre trasmissioni. Per adesso però ci spostiamo a Prato, perché qui è in corso, si è tenuta questa mattina una conferenza stampa di presentazione di un evento molto particolare. Si tratta di una trasmissione televisiva che andrà in onda sulla TV di Stato cinese, ma per parlarne approfonditamente noi ci colleghiamo con Alessandra Grati, che è lì per noi, che saluto e ringrazio. Ciao Alessandra, con chi sei? Raccontaci un po' che cosa si è svolto stamattina. Certo, sono con Paolo Carrino, che è il regista di questa trasmissione che si chiama Toscana Rinascimento senza fine. Sono 8 puntate che verranno trasmesse appunto sulla televisione di Stato cinese a fine anno. Facciamoci raccontare un po' da lui come si svolgeranno queste puntate. Tra l'altro, una di queste puntate è dedicata completamente a Prato. Paolo, che cosa vedremo? Beh, Prato è fondamentale in questo racconto della Toscana. Il Rinascimento senza fine è ormai un logo, è un modo di raccontare la Toscana. Ma Prato è stata spettacolare, questa sarebbe la Toscana senza Prato e senza le polemiche, senza tutto quello che di bello e di brutto, sì, ma soprattutto di bello, perché noi abbiamo scoperto, noi come diciamo sia parte cinese che parte italiana, abbiamo scoperto che Prato è una città divertentissima, una città piacevole, gradevole, viva, ed è un posto dove, sì, è chiaro, questa grande comunità cinese che è ovviamente parte importante del racconto, perché questo è un programma che viene poi verrà seguito soprattutto dal pubblico cinese, non soltanto, e sì, la comunità cinese, ma soprattutto la storia di questo Francesco Datini, che poi in definitiva abbiamo scoperto non essere così famoso come invece merita, è la storia della nascita degli strumenti moderni, del credito, delle banche, e nasce qui. Cioè è Prato che dà un impulso, soprattutto con questo grande archivio che lui aveva conservato, alla modernità della Toscana. Quindi insomma è stata una scoperta e sarà una scoperta per tutti quelli che ci seguiranno.
Una scoperta anche il Museo Pecci, da cui stiamo trasmettendo, che sarà anche lui protagonista di un pezzettino di questa puntata. Eh beh sì, abbiamo alle nostre spalle questo anfiteatro che un po' racconta, questo disco volante sarà anche un po' probabilmente protagonista di un'altra storia che nel futuro se faremo seguire a questa, insomma, ed è proprio una storia che parte da Prato e dal disco volante del Museo Pecci, da questa accoglienza, molto bene, bisogna raccontarla di più Prato, la gente sa pochissimo di Prato, dovete darvi da fare. Perché è un posto molto bello, piacevole, abbiamo passato dei bei giorni. Perfetto, dal centro Pecci è tutto, restituisco la linea. Ciao. Grazie, grazie Alessandra, ci daremo da fare il più possibile, anche se come dire siamo una voce importante su Prato e continueremo a esserlo, però da Prato ci dobbiamo spostare anche a Firenze perché c'è stato un appello da parte del sindaco rivolto ai turisti, pagate un obolo per visitare il centro storico, siamo un museo a cielo aperto, ha detto è giusto che venga fatta un'offerta anche di chi viene a visitare questa città ed è d'accordo con il sindaco, il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt. Sentiamo. È andato benissimo, quindi vediamo proprio una solida ripresa del turismo con gli Uffizi che porta avanti come motore questo turismo, questo lo vediamo in paragone ad altri nostri musei, ad altri musei in città, ad altri esercizi in città. Fatto sta che il turismo è tornato anche a Firenze, ora Firenze non è una città come Venezia che può essere chiusa, però il sindaco Nardella sta pensando a una sorta di progetto tecnologico per far pagare una tassa in più ai turisti e magari dargli informazioni anche su come disperdersi in altri luoghi della città rispetto al centro UNESCO. Cosa ne pensa di questa iniziativa e se a lei invece fa piacere questo ritorno dei turismi magari anche come prima della pandemia? Allora io ho sempre detto che è un grave rischio che torniamo proprio al turismo di prima della pandemia, la qualità del turismo deve essere diversa, ci vuole più dispersione soprattutto al di là della città, del centro storico sicuramente, ma proprio nelle periferie e in tutta la Toscana. Abbiamo visto che con il progetto degli Uffizi diffusi funziona molto molto bene, l'unico approccio è tecnologico, il sindaco ha assolutamente ragione e anche la sua idea di iniziare con un contributo volontario è sicuramente la strada giusta. E ci colleghiamo adesso con Chiara Valentini da Firenze perché questa mattina c'è stata una firma importante, un accordo siglato proprio nella città. Allora di che cosa si tratta, Chiara, a te? La prima di una serie di firme, Alessio, almeno questa è la speranza dell'assessore al welfare Sara Funaro. Questa firma di stamani era tra Caritas e ANCE, cioè l'associazione dei costruttori, e mira a intersecare i database da una parte di Caritas, che ha il polso anche su delle richieste di lavoro da parte dei molti migranti presenti in Toscana, in questo caso a Firenze, e le richieste invece di ANCE. Questa è un'idea partita per trovare lavoro, diciamo, i profughi ucraini, ma è estesa anche agli altri profughi, anche perché parliamoci chiaro, in edilizia dove i problemi sono enormi ma le richieste di lavoro sono, diciamo, soprattutto lavori normalmente più maschili oggettivamente, e mentre i profughi ucraini sono soprattutto donne. Questo non vuol dire assolutamente che un incrocio tra domanda e offerta non ci possa essere, però dà il polso di quanto sia importante far incrociare questi due mondi. Ora ancora i contratti attivati non sono molti, un paio, però Caritas ha per esempio richieste per 35-40 posti di lavoro, stiamo parlando soltanto di Firenze. A proposito di ucraini, il dato di stamattina è nella provincia di Firenze della presenza di circa 2.000 profughi ucraini. Il problema nell'edilizia riguarda più che la richiesta di manodopera, come sappiamo, il caro delle materie prime. Il presidente di ANCE Toscana ci ha confermato i problemi che aveva poi lanciato l'allarme, lo aveva lanciato il sindaco Nardella, cioè imprese che non partecipano ai bandi, anche bandi pubblici, pensiamo uno fra tutti allo stadio, perché non ci sono materie prime, però intanto almeno viene intersecata questa, la domanda e l'offerta di lavoro nell'edilizia. Ti restituisco la linea.
Grazie mille Chiara Valentini e apriamo adesso rapidamente anche la pagina della cronaca. Intanto per dire che questa mattina si è tenuto il processo d'appello per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, per l'inchiesta su due presunte fatture emesse dalla loro società. Entrambe le persone erano in aula, soprattutto parliamo anche di licenziamenti perché ne sono stati annunciati ben 78 nella ditta Alival di Pistoia. Ce ne parla Patrizio Ceccarelli. Un fulmine a ciel sereno, il nuovo dramma del lavoro per la Val di Nievole e tutta la provincia di Pistoia. La Alival, azienda produttrice di latticini che fa capo alla multinazionale Lactalis, ha annunciato la cessazione dell'attività nello stabilimento di Ponte Bucianese, dove lavorano 78 dipendenti e dove stamani si è tenuta un'assemblea sindacale dei lavoratori con presidio davanti all'azienda. I sindacati chiedono un tavolo al Mise. Insieme a sindacati e lavoratori stamani anche il sindaco di Ponte Bucianese, Nicola Tesi. È una cosa inaccettabile, combatteremo con ogni mezzo a questa situazione che si è venuta a creare. Alival, la sua sede qui di Ponte Bucianese, è una realtà storica, realtà più grande per Ponte Bucianese a livello industriale, quindi la difenderemo con ogni mezzo perché va preservata, anche perché è un'azienda alimentare che ha avuto negli anni grandi successi e quindi per noi è incomprensibile questa motivazione che Lactalis ha dato al tavolo venerdì scorso. Sì, è un durissimo colpo ed è inaccettabile perché questa volta non si tratta di una piccola azienda che chiude per mancanza di commesso, per difficoltà finanziarie, è una multinazionale, ricordo Lactalis, anche Galvani e anche Parmalat, e quindi non staremo fermi. Oggi è una prima iniziativa, abbiamo chiesto anche al di là dell'attivazione del tavolo al Ministero la richiesta appunto di attivazione del tavolo di crisi presso la Regione Toscana. È l'ennesima dimostrazione della mancanza di responsabilità sociale di imprese. Non è il primo caso in Toscana, ne abbiamo vissuto uno da pochissimo nello stesso settore alla Sanginese di Lucca. Il lattiero caseario rimane comunque un problema e sempre in costante crisi. È fondamentalmente una delocalizzazione domestica della produzione, qui sono a rischio tante famiglie e cerchiamo di evitare tutto quanto. Non è mai stato attivato un percorso di ammortizzatori sociali fino adesso, non capiamo il motivo e vorremmo che l'azienda presentasse un piano industriale vero che consenta di ricostruire una realtà, perché qui stiamo parlando della desertificazione di un territorio. Allora, in chiusura un'ultima notizia di cronaca, perché è stato ritrovato questa mattina il cadavere di un'anziana sulla spiaggia di Marina di Massa. Massa Carrara, a vederla è stata un passante che poi ha avvisato il 118, sul posto anche carabinieri e la squadra mobile di Massa, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna sia morta in mare e tra le ipotesi c'è quella di un malore. Le forze dell'ordine non hanno però trovato i documenti indosso all'anziana, per cui deve ancora essere identificata. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale, grazie per averci seguito, a più tardi.